Detto dal professor Massimo Ceruso, a te. Parliamo del processo ad alta velocità. Dopo la richiesta di 13 condanne da parte del pubblico ministero, primi attacchi alla regione toscana che si difende. Vediamo. Non ha controllato e ha lasciato fare. La regione è complice e colpevole per i disastri procurati dalla TAV nel Mugello. Con il deferimento alla Corte dei Conti sarà chiamata ad assumersi le sue responsabilità, lo afferma Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Forza Italia, a proposito del processo per i lavori dell'alta velocità tra Bologna e Firenze. 13 condanne e 3 assoluzioni, di cui 2 per prescrizione, sono state chieste ieri per i danni provocati alle falde idriche e ai torrenti dai cantieri tra Firenze e Bologna nel territorio del Mugello. Le condanne e le 3 assoluzioni sono state chieste dal pubblico ministero Gianni Tei nei confronti di 16 fra dirigenti e dipendenti di Cavet, il consorzio di imprese che ha avuto in appalto i lavori. Il PM ha chiesto al Tribunale la trasmissione degli atti del processo alla Corte dei Conti per valutare eventuali responsabilità per danno erariale a carico di Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente per omesso controllo. Secondo il PM, sulla realizzazione dell'alta velocità di fatto è mancato. La Regione Toscana si difende e dice che in più occasioni, a partire dal 2006, ha chiesto e sollecitato sia il Ministero dell'Ambiente che quello dei Trasporti a erogare i 15 milioni di euro di finanziamenti ancora mancanti e gli ulteriori 50 milioni giudicati necessari per completare le opere per la mitigazione del danno. Ciò significa che dei 100 milioni richiesti il governo ne ha finanziati a oggi solo 35. Andiamo ad Arezzo.